tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Appartamento a fuoco a Sant'Orso, tanti danni e due persone intossicate. Ambito sociale 6, recuperati dall'Europa oltre 1,5 milioni di fondi per il sociale. Quartiere Sant'Orso, siepe pericolosa per il traffico, i cittadini chiedono di potarla. Mirko Gradoni, 13 anni, fanese d'adozione e campione del mondo di vela classe Optimist. Al Vallato di Fano, questo fine settimana, torna la festa del Vallato. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Iniziamo con la cronaca. Ieri sera, quartiere Sant'Orso, vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in un appartamento di una palazzina a 6 piani. Vediamo tutti i particolari nel servizio. Ieri pomeriggio, intorno alle 19.30, un incendio ha completamente distrutto un appartamento al primo piano di un condominio di case popolari di proprietà dell'ERAP in via Soncino 30, nel quartiere di Sant'Orso, a Fano. Le fiamme si sono sprigionate in cucina e poi si sono propagate nelle altre stanze, rendendole inagibili. La famiglia che vi abita, di origini marocchine, era appena tornata dalla Francia. Le fiamme si sono sprigionate da una macchinetta elettrica per il caffè che, una volta accesa, ha sprigionato fumo, ma l'inquilina non gli ha dato peso perché ha pensato fosse il fumo dell'acqua calda. Poco dopo, mentre era al supermercato a fare la spesa, viene chiamata dalla figlia, che gli urla che c'era del fuoco in cucina e, quando è arrivata sotto casa, ha visto il fumo uscire dalla finestra. La bambina era l'unica persona in casa e stava giocando alla PlayStation. La donna, quando si è resa conto che la casa stava andando a fuoco, è scappata fuori e si è messa in salvo. Nel frattempo il denso fumo nero sprigionatosi dall'appartamento al primo piano è salito fino al sesto attraverso la rampa delle scale. Due persone anziane, tra queste anche una donna che abita all'ultimo piano, entrambe con problemi respiratori, sono state portate al pronto soccorso del Santa Croce di Fano per accertamenti. L'altro anziano per un po' è rimasto seduto nella panchina del viale, poi ha chiamato un pompiere lamentando dei giramenti di testa. Per spegnere l'incendio hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco di Fano, coadiuvati da un caposquadra di Pesaro e un'ambulanza del 118 con due sanitari a bordo. E rimaniamo sempre a Sant'Orso, perché questa mattina nella sede dei servizi sociali, rinnovata da poco, è stato presentato il primo semestre del 2017 per quanto riguarda le iniziative, tutto quello che è stato messo in campo dall'ambito territoriale 6. In un anno dal suo insediamento, giugno 2016, Riccardo Spendolini, coordinatore d'ambito per la TS6, di cui il Comune di Fano è capofila, con i suoi 3 collaboratori messi a disposizione dal Comune ed il prezioso contributo degli altri operatori, ha affrontato un lavoro delicato, impegnativo e certosino per ricucire i percorsi e le situazioni sospese che derivavano dalla precedente amministrazione. Situazioni critiche da sanare, con percorsi da riattivare ed importanti processi rallentati se non addirittura interrotti, con ricadute sul sociale e sulle fasce deboli disastrose. Nella nuova sede unificata dei servizi sociali a Sant'Orso di Fano, questa mattina sono stati illustrati, assieme all'assessore Marina Bargnesi e alla presenza dei sindaci dell'ambito, gli incoraggianti risultati di questo primo semestre del 2017, che porta la somma di 5 punti cruciali nell'attività d'ambito: lotta al disagio e alla povertà con il sostegno dell'inclusione attiva sia per le famiglie disagiate, elaborazione di 3 progetti europei sempre mirati al recupero di situazioni disagiate ed integrazione sociale,
convenzione intercomunale per la gestione associata dei servizi tra i comuni d'ambito per una razionalizzazione dei costi, integrazione sociosanitaria per i minori con percorsi riabilitativi e poi il progetto salute mentale e le attività di strada dell'unità per il monitoraggio tra i giovani con condotte a rischio. E non ultimo la captazione di fondi europei per 1.349.780 euro di risorse che prima non erano disponibili e che contribuiscono ad ammortizzare i tagli a livello centrale sulle amministrazioni locali. L'impegno maggiore in questi mesi è stato quello di sistemare il conteggi e le spese pregresse tra regione, ambito e singoli comuni, comune capofila, che abbiamo sistemato appunto con una delibera di aprile scorso. E l'altro aspetto invece più innovativo riguarda tre progetti europei che ci hanno fatto intercettare risorse pari a 1.400.000 euro circa, che andranno a implementare i servizi dell'ambito con ricaduta nei singoli comuni e soprattutto andranno a implementare il personale. Un lavoro anche di ricucitura di rapporti tra comune capofila ed il resto dell'ambito, nuove dinamiche ed un'atmosfera estremamente unita e coesa che è apparsa questa mattina a testimoniare il nuovo corso della TS6. Le cose cambiano, i tempi scorrono e abbiamo prodotto dei cambiamenti importanti cercando di risolvere questioni che erano rimaste bloccate e le abbiamo sbloccate e quindi abbiamo rimesso in sesto sia gli aspetti economici di un ambito territoriale che negli anni ha assunto sempre maggiormente peso e valore in termini di riferimento proprio per i trasferimenti sia regionali che dello Stato, e anche proprio per tutto l'aspetto progettuale che è estremamente importante perché gli ambiti per questo nascono, per riuscire a dare risposte corrette, distribuite ed omogenee in territori che sono dalla costa all'entroterra. È stato affidato alla cooperativa. Spazio anche alle vostre segnalazioni, come sempre facciamo e soprattutto come vi diciamo, per noi sono importantissime, ci portano a Sant'Orso ancora una volta per delle siepi e degli alberi che hanno delle fronde veramente invadenti, soprattutto per la sede stradale, pericolose per chi vi transita e i residenti chiedono al comune di potarle quanto prima. Il tratto di strada provinciale 92 che passa davanti al distributore dell'IP di Sant'Orso compie in quel delicato punto una curva ad S con alberi dalla fitta chioma che invadono la carreggiata. Diversi frequentatori abituali di quel tratto di strada ci hanno riferito di azzardate manovre di alcuni mezzi telonati che per evitare il contatto con i rami bassi della pianta invadono il centro della carreggiata che in quel preciso punto risulta essere particolarmente stretto. Il rischio lamentato dagli utenti è quello di collisione tra i veicoli che transitano in contemporanea, collisione sfiorata già alcune volte, ci dichiara un autotrasportatore che abita nella zona e che quotidianamente per diverse volte al giorno lo percorre. Ma il pericolo non viene solo dall'alto, ma anche dal basso, perché a complicare le cose ci si mette anche una siepe a ridosso del cordolo, cresciuta un po' troppo dal lato strada e che gli automobilisti istintivamente tendono ad evitare allargandosi ulteriormente nel centro strada. A questo punto, per non rendere più pericoloso questo tratto di strada della seconda variante del circuito di Monza, basta che il comune, come chiedono i residenti, venga a fare un po' di giardinaggio estremo. I ragazzi del Centro Missionario Diocesano concluderanno domani il giro delle parrocchie nella nostra diocesi a San Pio X di Fano. La destinazione della carovana è prevista per le ore 9 della mattina, dove raccoglieranno casa per casa generi alimentari per poi alle 15 fare un momento di formazione con padre Andrea Marescotti e concludere il tutto alle ore 21 nella piazzetta della parrocchia di San Pio X con un momento di festa e di ringraziamento. E siamo alla pagina degli eventi, questo fine settimana al Vallato torna una festa dopo tanto tempo, vediamo di che cosa si tratta. Dopo tanti anni torna nel quartiere di Vallato, Vallato in festa. Sì, proprio così, esattamente, stiamo accendendo i motori, anzi stiamo accendendo i fornelli per queste tre serate di Vallato in festa. Sono 20 anni che al Vallato, il Vallato non ha più una festa di quartiere
e siamo stati proprio noi dell'organizzazione Vallato dopo 15 o 16 anni a terminarlo nel 1996, quindi siamo i primi a Fano ad aver organizzato una festa così grande con i catering eccetera. E oggi ci riproviamo, ma certamente non sarà un festivalato. Stiamo facendo le prove, poi vedremo in futuro. Vogliamo fare tre serate all'insegna della famiglia, del divertimento, del buon mangiare, del ballo e dei giochi per bambini. Il catering di quest'anno sarà Il Bello e la Bestia di Daniele, che tutti conoscete a Fano per il suo famoso pesce e soprattutto il brodetto, che potrete gustare alla nostra festa. Per gli amanti della carne potranno trovare anche la carne, quindi faremo pesce e carne per tutti. Troverete le migliori orchestre della zona. Venerdì sera avremo la fisa del maestro Mangani, sabato in neutro a terra, domenica la Belle Pop. Per informazioni a chi bisogna rivolgersi? Per chi vuole informazioni può chiamare al nostro circolo 0721 17 97 052 e chiedere informazioni. Comunque i posti ci sono 500 posti a sedere, quindi garantiti. Quindi cosa manca? Per il momento non manca niente, ma venerdì, sabato e domenica, venerdì 28, sabato 29, domenica 30, mancate solo voi. Vi aspettiamo tutti numerosi nella zona sportiva all'organizzazione Vallato Fano. Ed ora chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia con lo sport. Parliamo di vela. È un neocampione del mondo a 13 anni, velisticamente e turisticamente è cresciuto a Fano ed ora è un campione del mondo e lui ha voluto festeggiare questo bel risultato con i suoi compagni di club. Marco Gradoni, 13 anni, romano di nascita ma fanese di adozione, neocampione del mondo di vela classe Optimist, nato e cresciuto velisticamente al Club Nautico Fanese. Tirato su dai genitori a piadine e cime, non ha tardato a dimostrare la sua tempra, come ricorda il suo primo istruttore di vela, Marco Zeppi, che lo ha tenuto a battesimo col primo corso e con cui si è allenato fino all'anno scorso. Fin da subito dimostrò parte un grande interesse, grande curiosità, che sono poi le prerogative per poter crescere e arrivare un po' ovunque. E comunque insomma ha dimostrato fin da subito una grande attitudine e una gran propensione per questo meraviglioso sport che è la vela, insomma. In Thailandia Marco ora è salito sul tetto più alto del mondo nella classe Optimist, interrompendo il digiuno dell'Italia da 18 anni. Nella classe d'ingresso del mondo velico agonistico, imbarcazioni monoalbero, senza fiocco, ma classe olimpica, e chissà che fra 7 anni non lo rivedremo lì. È stata una gara, diciamo che sono stato sempre molto costante dal primo all'ultimo giorno e in tutto il campionato è durato 8 giorni, i primi 3 giorni ci siamo allenati e poi abbiamo fatto 6 giorni di regata individuale e 2 di regata squadre. I primi 2 giorni ero secondo, poi tutti gli altri giorni, tutti il resto degli altri 4 giorni ero scalato sempre fino al primo. E poi l'ultimo giorno siamo usciti, da che ero primo su 13 punti dal malese Fauzi, siamo usciti però non abbiamo fatto nessuna regata, quindi abbiamo festeggiato e siamo rientrati. Marco ha voluto festeggiare anche a Fano il suo mondiale, tra chi lo ha messo in acqua e dove si trova praticamente a casa e dove passa sistematicamente tutte le sue vacanze. Abbiamo visto che era un ragazzo molto portato, già dall'anno successivo ha cominciato a fare le prime regate di club e poi è entrato nel circuito degli Optimist, che è la classe dei ragazzini per l'introduzione all'agonismo. Bene, è tutto per l'informazione questa sera, io mi fermo qui, Occhio alla Notizia torna domani sera alle 20.30 puntualmente e domani mattina non scordatevi, Occhio ai giornali, 7.30 per sfogliare insieme a noi i giornali quotidiani in edicola. Dopo questa edizione di Occhio alla Notizia andrà in onda la nuova trasmissione Box, poi un appuntamento goloso con In Cucina con lo Chef e poi uno speciale sulla nuova apertura del punto vendita del Caffè del Pasticcere in pieno centro a Fano. Buon proseguimento con i nostri programmi.